viaggio tra quelle che sono le novità e i segreti della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Allora, per noi sul red carpet del Lido c'è l'inviato del TG1, Paolo Sommaruga. Ciao Paolo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno Alessandro. Sì, eccoci buongiorno qui sul tappeto rosso, come insomma, buongiorno, come sempre. Noi siamo in compagnia di Claudio Noce, buongiorno, buongiorno Claudio. Buongiorno a voi. Claudio Noce è il regista del primo film italiano in corsa per il Leone d'Oro, passerà stasera qui su questo tappeto rosso, poi la proiezione ufficiale, si intitola Padre Nostro. È un film importante, intenso, racconta la storia di un ragazzino di 10 anni, con un'immaginazione fervida, che assiste insieme alla mamma dal balcone di casa all'attentato, un attentato terroristico contro il padre. Il padre è un dirigente dell'antiterrorismo, è un attentato appunto di un gruppo di terroristi, e questa paura, questo senso di vulnerabilità lo accompagnerà poi per molto tempo, per tutta la vita. C'è poi una storia di amicizia con un ragazzino poco più grande che in qualche modo anche lì segnerà in qualche modo la sua storia. E prima di parlarne con Claudio, perché è una storia molto personale questa per lui, vediamone un piccolo trailer. Padre Nostro. Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio? Il papà di Valerio è un eroe. Non mi importa chi sei. Oggi amici per sempre. You can blame me. Try to shame me. And still I'll care for you. Fè, non ho mai avuto un amico come te. Who knows what love is. Perché non me lo dici? We'll understand. Che cosa? Che hai paura. Avete visto il protagonista Pier Francesco Favino, che ha anche coprodotto il film. Ecco, quell'attentato ci fu veramente nel 76, e la persona ferita, il dirigente dell'antiterrorismo, si chiamava Alfonso Noce. Parli di Claudio Noce, quindi è una storia. Tu riannodi i fili della tua memoria per dare però un'opera che tocca temi universali che possono riguardare tutti. Sì, esatto. Il film parte da un respiro autobiografico, come hai detto tu. Nel 1976 mio padre era responsabile dell'antiterrorismo in quel periodo e subì un attentato sotto casa, e tutto questo fu visto realmente dagli occhi di mio fratello, che era lì, e si affacciò al balcone insieme a mia madre. E questa è una scena che ha effettivamente poi ho riportato in maniera molto fedele. Il film ovviamente poi parte da un tessuto fortemente autobiografico e poi vola altrove. La cosa più difficile effettivamente è stata quella di provare a raccontare una storia così privata, che effettivamente è una lettera a mio padre e alla mia famiglia, e poi cambiare le parole e farle diventare universali. La cosa che abbiamo visto anche nelle immagini è questo sguardo ad altezza di bambino, in realtà. Sì. No? Tu dici che questa storia degli anni di piombo drammatica insomma, in qualche modo, tra le ferite che ha inferto, tra i morti, anche i bambini dimenticati. Sì, no? In effetti, quando io ho immaginato e pensato di poter raccontare questa storia, quando ho pensato che questa storia potesse essere una storia per il cinema, o comunque una storia che valeva la pena raccontare, nel momento in cui ho capito qual era il punto di vista e qual era la possibilità del racconto, cioè il punto di vista di un bambino a cui effettivamente in quel momento è stato sottratto l'infanzia. Pier Francesco Favino è straordinario, no? si è talmente interessato alla storia che l'ha anche voluto coprodurre. Pier Francesco Favino in realtà è stato determinante e fondamentale. Con Pier Francesco ci siamo incontrati 3 anni e mezzo fa, gli raccontai velocemente la storia, poi gli feci leggere un soggetto. Lui dopo 2 giorni mi chiamò e mi disse: mi sono emozionato tantissimo, ci vedemmo per un caffè e mi parlò di suo padre, non della storia, e poi iniziamo a parlare del film. Io l'avevo chiamato perché per me era la persona più vicina, anche solo in maniera, anche per la fisicità, a quel ricordo di mio padre in quel momento della sua vita. E poi in realtà lui mi propose di fare un percorso anche diverso, non solo come attore ma anche produttore del film, quindi è stato un percorso meraviglioso. Allora Barbara, Alessandro, avete sentito, insomma, in un festival così speciale come quello di quest'anno, stasera è un film molto atteso, uno dei film più importanti di questa edizione della mostra.
Paolo, vogliamo tornare anche sul ritorno a Venezia di Pedro Almodovar, questa volta sì, con un corto ispirato alla pièce di Jean Cocteau, con Tilda Swinton, che ha vinto il giorno prima soltanto il premio Leone alla carriera. Com'è stato? Beh, insomma, Alessandro, è stato anche quello molto bello. È nato un idillio, come dice Pedro Almodovar, che si augura di lavorare ancora per tanto tempo con Tilda Swinton. L'incontro tra due leoni d'oro alla carriera. Tilda Swinton, lo hai detto due giorni fa, Almodovar lo aveva preso l'anno scorso. E il cortometraggio, il medio metraggio, 50 minuti, è una vera e prova per un'attrice, Claudio, perché insomma sei sola in scena per tutto il tempo, una donna abbandonata che aspetta una telefonata. Okay. Almodovar lo modernizza a modo suo, lo rende un po' melò, molto colorato, e insomma la donna è meno passiva, è più pronta a reagire in qualche modo, ed è stato veramente un incontro speciale. Tra l'altro Almodovar ha detto che il cinema può essere davvero un antidoto contro il lockdown, contro la casa prigione, anche in maniera necessaria con quello che il mondo sta vivendo in questo momento, insomma anche una fonte di immaginazione, no? Tu che dici, l'hai visto ieri passare Almodovar? L'ho visto, sono curiosissimo, l'ho visto passare, sì, l'ho visto nella hall dell'Excelsior e sono molto curioso ovviamente, però l'idea che stai... Il fatto che anche in questo film noi in qualche modo c'è un elemento che racconta il momento che stiamo attraversando mi sembra molto interessante, insomma. Lo voglio vedere. Quello è importante, no? Che il cinema non sia mai slegato alla realtà, dai tempi, esatto, in cui viviamo. Esattamente. E in questo senso questa edizione ha un'importanza enorme, gigantesca, e credo che la responsabilità di noi autori è ancora più grande. Barbara, Alessandro. Ecco, sì. Sì, Paolo, volevo sapere, ecco, oggi il programma che cosa prevede? Quali momenti su cui puntare l'attenzione a Venezia? Oltre a Padre Nostro, certo, ovviamente. Beh, guarda, a me curiosisce molto un documentario che si intitola I Am Greta, di Nathan Grossman. Greta non è Greta Garbo, è Greta Thunberg, che insomma è altrettanto famosa, la studentessa svedese che ha dato il là a una nuova coscienza ecologista, la protesta contro i cambiamenti climatici. Lei ha detto che è tornata a scuola dopo un anno in cui è andata più che altro in giro per il mondo, e quindi si collegherà solo via social, via Zoom, qui con il festival. Però è un documentario molto curioso, racconta la storia di una ragazzina eroina a suo malgrado. Lei un anno fa, quando fece l'intervento alle Nazioni Unite, all'ONU, disse, ecco, insomma, io sono qua, non dovrei essere a scuola, invece cercate me per rappresentare un problema che dovrebbe essere forte nelle vostre coscienze, nelle vostre teste. Questo mi incuriosisce molto. I Am Greta. Grazie Paolo, grazie, buon festival, buona Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, la 77esima. Grazie.